Allora Daniele era un po' che lo aspettavi, ti mancavano un po' due cose, vai sempre avanti, se per cercare di farlo oggi ce l'hai fatta. Con te ho avuto anche una buona occasione, ti hanno contratto in angolo un tiro lì dall'area piccola, e una botta di testa che è la tua specialità. Sì, era dall'andata ancora contro la Virtus Verona che non facevo gol e sono molto contento di questo, ma sono più contento per la squadra perché sapevamo che per la salvezza dovevamo per forza vincere, quindi questo è un grande passo avanti. È stata una partita bella solida, convinti, molto senza frenesia, senza fretta, senza forzare le giocate, però avete preso in mano, cercato di prendere in mano la partita fin dall'inizio proprio per andare a vincere, insomma, capendo che il pareggio non bastava oggi. Sì, oggi il pareggio non bastava, infatti siamo entrati in partita molto concentrati fin dal primo minuto e secondo me abbiamo fatto una grande partita e abbiamo portato a casa il risultato che volevamo. È stata una partita anche ruvida, nel senso che poi l'arbitro ha lasciato correre molto, no? Ha lasciato poco, tutto sommato, ha ammonito anche poco, l'abbiamo lasciato giocare, però il campo forse un po' stretto che favoriva un po' di più gli scontri, è stata una partita bella a livello fisico, ma intensa, Sì, insomma. è stata una partita molto intensa dove l'arbitro ha lasciato correre e secondo me è stato anche giusto così, ha fatto le sue scelte di lasciar correre la partita e abbiamo fatto questa gara buonissima e adesso però dobbiamo pensare all'Albino Leff, alla prossima partita. Il vantaggio è che dipende da voi, insomma, se riuscite a fare gli stessi punti delle tre squadre che avete dietro, siete salvi. Sì, noi adesso sicuramente puntiamo a vincere tutte e due le partite senza guardare le altre e dobbiamo pensare solo a noi stessi. Bene, grazie, bravo.